Benvenuto nel mio canale di cucina, le ricette di Gian. Oggi voglio proporti una deliziosa e succulenta ricetta con pesa di tacchino e pancetta. Una vera delizia. Vediamo insieme gli ingredienti e la preparazione. Servirà 5-6 bistecche di tacchino, 200 g di pancetta, 150 g di prosciutto, 250 g di mozzarella, mezzo bicchiere di birra chiara e qualche foglia di salvia. Ora passiamo alla farcitura. La prima cosa, pestiamo le bistecche per renderle abbastanza fini, un po' sottili. Poi le andiamo a farcire con della mozzarella. È vostro piacimento, potete anche mettere altri formaggi, cioè potete mettere della provola, potete mettere della fontina. Comunque io le ho fatte alcuni con la mozzarella e alcuni con mozzarella e prosciutto. E poi ho messo in questo ho messo due foglioline di salvia, dargli il profumo. E poi sopra la pancetta, che così in cottura darà la croccantezza, rilasciando il suo grasso, renderà la carne succulenta e gustosa. In questo modo mangerete una fesa di tacchino veramente squisita e deliziosa. Una ricetta semplice che piace a tutti, ideale per un pranzo o per una cena. Dopo aver preparato tutti i tagliottini, aggiungiamo qualche foglia di salvia, irroriamo della birra chiara e poi li cuociamo a forno caldo a 160 gradi per 45-50 minuti, girandoli a metà cottura. E voilà, guardate che spettacolo, non sono deliziosi? Sono pronti da mangiare, succulenti, deliziosi, buonissimi. Un salto in bocca. Sono da divorare. Appena sformati. Uno spettacolo. Che buoni che sono. Bontà. Ti ringrazio per aver visto il video e se ti è piaciuta la ricetta metti un like e lasciami un commento, esprimi il tuo parere se la ricetta è il tuo gradimento, se c'è qualcosa che non va. Ti invito anche ad iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto e condividi le mie ricette nel web. Ora ti lascio perché la ricetta è finita. Un grande saluto da Gian e soprattutto ti aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian.